l'infedema, ma è una patologia cronica che conta circa 45.000 nuovi casi ogni anno. È una patologia che si verifica a seguito di un rallentamento, a volte interruzione, del drenaggio dalla linfa, dalla periferia al centro. Esistono due tipi di linfedema, un linfedema primario e un linfedema secondario, che è dovuto generalmente ad interventi di asportazione oncologica. Uno dei più diffusi è il linfedema degli arti superiori legato alla mastectomia, quindi gli interventi di asportazione per tumori alla mammella e spesso il conseguente asportazione di linfonodi del cavo ascellare. I primi sintomi che descrive il paziente sono senso di pesantezza dell'arto e gonfiore, che può essere sia soggettivo che oggettivo. Inizialmente il paziente percepisce inizialmente un gonfiore che poi nella realtà non è evidenziabile. E dopodiché, con il peggioramento di questa stasi linfatica, si verifica proprio un aumento della circonferenza dell'arto. Nei casi più avanzati si può arrivare anche a casi di linfangiti, ossia infezioni della cute legate al ristagno di questa linfa, e addirittura di linforrea, ossia la formazione di vescicole che tendono a far fuoriuscire la linfa proprio dalla pelle, dalla cute. Esistono numerosi trattamenti per trattare i sintomi, quindi per diminuire questo ristagno della linfa nell'arto, ma esistono pochi trattamenti per ricreare la via di drenaggio, quindi far sì che non ci sia solamente uno svuotamento temporaneo dell'arto, ma che si ricostituisca un vero e proprio sistema di drenaggio della linfa. La anastomosi linfatico-venosa, quindi il bypass linfatico-venoso microchirurgico, è un intervento sicuramente di grandissimo aiuto proprio per ristabilire questo flusso di drenaggio. Il trattamento chirurgico per il linfedema è indicato in tutti gli stati di linfedema, sia il bypass linfatico venoso che, in alcuni casi selezionati, anche il transfer linfonodale. Chiaramente con delle aspettative diverse, quindi nei casi negli stadi iniziale o moderato si avrà un recupero, un miglioramento anche del gonfiore e della circonferenza degli arti maggiore. Per quanto riguarda gli stadi più avanzati, è comunque indicato il trattamento, ma in quel caso è mirato non tanto alla diminuzione della circonferenza degli arti quanto alla diminuzione di insorgenza delle complicanze associate, quindi alla possibile infezioni da stasi linfonodale come la linfangite o la fuoriuscita di linfa attraverso delle vescicole come la linforrea. L'intervento di bypass linfatico venoso è un intervento mini-invasivo, quindi permette, trattandosi di strutture molto piccole, quindi di super microchirurgia, cioè di chirurgia che ha a che fare con strutture che abbiano un diametro inferiore al millimetro, chiaramente permette degli accessi mini-invasivi, quindi una piccolissima incisione sulla cute, massimo di 2 cm, e l'identificazione di questi vasi che sono molto superficiali, e quindi mediante l'utilizzo di microscopio e un apposito strumentario si riesce a fare questo collegamento. Il vantaggio per il paziente è che, essendo un intervento mini-invasivo, il recupero è pressoché immediato. Il paziente sta in piedi già dal giorno dopo l'intervento e, una volta tolti i punti per la ferita chirurgica, quindi 10-15 giorni, il paziente potrà bagnare la ferita e riprendere una vita totalmente normale.